Cari amiche e cari amici di Total Photoshop, bentrovati, sono la Cri ed eccoci a un nuovo appuntamento con i tutorial della grafica. Siamo davanti, udite udite, a un'infografica, uno dei tormentoni degli ultimi tempi. In effetti le infografiche sono molto utilizzate proprio perché grazie alla loro semplicità nel messaggio appunto che propongono, grazie all'insieme delle immagini semplici ovviamente che utilizzano per veicolare il messaggio, sono sicuramente molto immediate, sicuramente sono anche molto divertenti da realizzare e da leggere. Ecco perché grazie a questa infografica oggi stiliamo i 5 ingredienti base per spadellare delle grafiche perfette. E quando dico perfette non intendo dire che le nostre grafiche sono spalmabili. Battutone. Vabbè, andiamo veramente al sodo di questa nuova chiacchierata. E sodo non è una parola a caso. Scherzi a parte, il primo punto, la prima fettuzza di pane, il primo ingrediente che dobbiamo ricordare nel momento in cui creiamo dei layout, delle composizioni grafiche, è quello di inserire pochi e semplici elementi. Ebbene sì, il trucco sta nel non affollare i nostri layout con decori, con testi e con immagini, ma dare un aspetto semplice e pulito renderà il messaggio sicuramente più immediato e l'occhio del nostro spettatore ovviamente avrà la possibilità di poter seguire esattamente il percorso che noi gli indichiamo, in modo da poter compiere rapidamente appunto il percorso e arrivare immediatamente al nocciolo della questione, al nostro messaggio, del nostro layout. Punto numero 2, fettuzza di pane numero 2, ecco, due come due font, ovvero è bello sì giocare con le font, creare dei contrasti tra font a bastone o font graziati, ma è bene non affollare anche in questo caso di font diverse il nostro layout, ovvero se ne abbiamo la possibilità scegliamo dei caratteri che ci permettono la declinazione appunto nelle loro famiglie di modi di stili diversi, quindi mi viene in mente ad esempio semplicissimamente l'Helvetica Neue, che è uno dei caratteri delle font che utilizzo di più in assoluto, e questo ha diverse declinazioni, quindi ha diversi stili, passa dal heavy condensed all'extra thin o comunque ha una grafica nel tratto molto sottile e appunto molto elegante. Ecco perché mettere insieme font della stessa famiglia o stili di font della stessa famiglia può creare un'uniformità all'interno del nostro impaginato, pur avendo la possibilità di far emergere certi testi piuttosto di altri. Fettuzza di pane numero 3, bilancia i pesi. Ovvero disponiamo le immagini all'interno del nostro layout in maniera bilanciata. Ricordiamoci dello spazio negativo, che è una delle cose fondamentali all'interno del nostro impaginato, che ci permette di percorrere il percorso che vogliamo far fare proprio all'occhio del nostro spettatore, sicuramente di mantenere una certa eleganza, di mantenere una certa leggerezza e soprattutto, cosa più importante che continuerò a ripetere, immediatezza del messaggio. Punto numero 4, usiamo il contrasto dei colori, ovvero come per le font è bello ed è divertente utilizzare colori diversi. I colori, si sa, arrivano ben presto, colpiscono immediatamente l'attenzione, attirano l'attenzione dello spettatore, ecco perché è divertente utilizzare proprio il contrasto dei colori. Abbiamo parlato di colori complementari, di colori caldi e freddi, di chiaro scuro, ecco come poter bilanciare anche il nostro impaginato grazie ai colori. Ripeto, colori caldi e freddi è un contrasto sicuramente molto divertente e in questa infografica gioca proprio un ruolo fondamentale. Punto ultimo, il numero 5, ultimo sicuramente non per importanza, detto appunto un'immagine vale più di 100 parole. Questa è fondamentalmente la filosofia delle infografiche, ecco, laddove necessita spiegare con molte parole, spesso e volentieri invece le immagini raggiungono per prima il punto, meglio si spiegano in maniera molto più semplice e molto più immediata. Ecco perché un'immagine, una fotografia, una grafica
può sicuramente prendere il posto del testo che spesso potrebbe diventare anche troppo logorroico, troppo lungo da leggere. Si sa che l'attenzione dei nostri spettatori non ci viene dedicata poi tanto a lungo, sia se siamo davanti a una pagina scritta stampata, sia se siamo davanti a una pagina web. Quindi è bene sfruttare al meglio il poco tempo che uno spettatore ci mette a disposizione. E visto che anche voi sicuramente non avete voglia di stare lì delle mezz'ore ad ascoltarmi, ecco che si conclude qui anche questo tutorial. Non mi restano che augurarvi un sacco di pensieri positivi. Ciao a tutti e alla prossima dalla Cree.